I think the crucial point was the disengagement from Gaza. Il punto di svolta, dice Bergman, è il 2005, quando il primo ministro Ariel Sharon ordina di smantellare gli insediamenti dei coloni nella striscia di Gaza. Bergman spiega: il problema non erano gli insediamenti a Gaza in sé, che contavano poco, ma per i messianici quel passaggio fu un'epifania. Capirono che se avessero lasciato demolire le colonie una prima volta, sarebbe accaduto di nuovo in futuro. Non potevano permetterlo. The settlers and the ultra-right realized that as long as Israel is a democracy, that they will be always under the threat that the government will decide to go for a two-state solution and they will need to evacuate. Capirono che la stessa esistenza della democrazia israeliana era una minaccia, perché avrebbe consentito in qualsiasi momento a un leader determinato nel perseguire la soluzione a due stati di smantellare gli insediamenti. I coloni fecero intendere ai poteri dello Stato che erano pronti a scatenare molta violenza se non fossero stati ascoltati e soddisfatti. You don't understand what's the mindset of these people. For people like Gottman, the situation is like the TWA 92. Negli anni 70, i primi estremisti avevano occupato pezzetti della Cisgiordania mossi dallo stesso timore. L'occupazione militare, soltanto militare, dei territori palestinesi sarebbe potuta cessare da un momento all'altro. Bastava un ordine politico e l'esercito si sarebbe ritirato. Il ragionamento dei messianici è: se ci mettiamo a vivere qui noi, che siamo risoluti a non andarcene per nessuna ragione, allora non basterà un ordine di evacuazione per far perdere a Israele questo pezzo di terra, che è uno dei luoghi dove il Messia potrebbe un giorno arrivare. E al Messia non deve capitare di arrivare sulla terra e finire in mezzo agli arabi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Nel 1994 erano successe due cose. Aravim yoter al pi klalei ha-demokratia, ma tagido az, ma tagido az. Meir Kahane era stato eletto alla Knesset, il Parlamento israeliano. L'obiettivo politico di Kahane era la deportazione di tutti i cittadini palestinesi di Israele fuori dai confini dello Stato. All'epoca il presidente di Israele si rifiutava di rivolgere la parola al parlamentare Kahane, che la maggioranza degli israeliani considerava un fascista, dunque un nemico esistenziale. Quando Kahane interveniva dal podio della Knesset, i parlamentari del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, non soltanto la sinistra, lasciavano l'aula. Nel 1995 la madre di Bergman tornò a casa sconvolta dopo una conversazione con alcuni conoscenti, uno dei quali le aveva detto: «Non è un dramma se fra tante fazioni politiche ce n'è anche una che propone una soluzione molto radicale, deportare tutti gli arabi». La madre di Bergman è sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e l'idea che qualcuno in Israele potesse ipotizzare una grande deportazione di cittadini su base razziale, tutti gli arabi in quanto arabi, le fece perdere il sonno. There is a blood all over the carpets, the blood all over the floor. The scene is the most horrific scene I ever seen in my life. Baruch Goldstein opened fire with an automatic. Lo stesso anno, il terrorista israeliano Baruch Goldstein entra nella tomba dei patriarchi a Hebron indossando una divisa di Tzahal. Spara a casaccio contro i palestinesi inchinati in preghiera, svuota un primo caricatore del fucile, e poi un altro ancora. Uccide 29 persone e ne ferisce 125, finché non viene ammazzato di botte dai superstiti del suo massacro. L'allora primo ministro dello Stato ebraico Yitzhak Rabin definisce Goldstein una vergogna per il sionismo e un imbarazzo per il giudaismo. Ben-Gvir invece lo celebra e sarà sulla tomba di Goldstein che l'attuale ministro della sicurezza inviterà la sua futura moglie per il loro primo appuntamento. L'anno successivo, Rabin viene ucciso. Tonight at 11:10, as an outcome of murderous criminal assassination attempt, the Prime Minister of Israel passed away. But from their point of view, it's more important to make sure that the left wing is not flying the plane in the direction the left wants to, than stay alive. L'assassino di Rabin è un amico e compagno di politica di Ben-Gvir. Negli
Negli stessi anni la destra estremista e gli ebrei messianici infiltravano i ranghi inferiori nella gerarchia degli apparati di sicurezza. Così cominciava ad accadere che gli ordini impartiti dall'alto, dai vertici che appartengono alla fazione di chi crede nello Stato di diritto, si perdessero mano a mano che scendevano la catena di comando. E quando un primo ministro di destra, come Sharon, ordinò lo smantellamento delle colonie israeliane a Gaza, l'attuale ministro delle finanze Bezalel Smotrich si mise a pianificare come far saltare in aria un'autostrada israeliana per rappresaglia. Gli impuniti protagonisti dell'inchiesta di Bergman sono Ben-Gvir e Smotrich, ed è alla loro ascesa al potere che si riferisce il premio Pulitzer israeliano quando dice: «Dopo 50 anni in cui Israele è stato incapace di fermare la violenza e il terrorismo ebraico, i senza legge sono diventati la legge». Cioè gli ex simpatizzanti del terrorismo o aspiranti terroristi, che prima gli apparati di sicurezza guardavano con sospetto e cercavano di contenere, oggi sono al governo e hanno il potere di condizionare gli apparati di sicurezza. The ultra-right are different. They want to change everything inside Israel and control the biggest part of the executive branch as possible. Regretfully, we can say now, after almost 2 years, that they have been very successful. Ronen Berman è il giornalista a cui il più famoso direttore del Mossad, Meir Degan, decise di consegnare il suo testamento di informazioni. Ha pubblicato gli scoop che hanno fatto scoprire al mondo la dinamica degli omicidi mirati dei servizi segreti israeliani, compresi gli ultimi due. L'assassinio, nel novembre del 2020, dello scienziato Pasdaran, padre del programma nucleare iraniano Moshan Fakhrizadeh, e l'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, alla fine di luglio. Dopo aver frequentato, studiato e raccontato i servizi di intelligence israeliani per anni, Berman è giunto alla conclusione che sanno come difendere lo Stato ebraico dai nemici fuori dai confini. Ma hanno fallito nel difendere Israele dal suo nemico interno. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.